Cortina in questo momento sta vivendo una situazione di miglioramento dei positivi, nel senso che c'è una riduzione progressiva dei positivi che abbiamo in paese. Cortina sta lavorando per prepararsi al meglio comunque a una stagione invernale che vedremo quale sarà e come si svolgerà. Stiamo seguendo attentamente il grande lavoro che stanno facendo gli impiantisti insieme alle regioni per definire un protocollo che sia di garanzia per i turisti e per gli fruitori degli impianti di sci e che permetta di poter vivere alle nostre località. Sì, noi se vediamo l'anno scorso avevamo aperto il 22 novembre e quindi eravamo già in piena attività. Sì, al momento le indicazioni sono un po' pessimistiche da parte del governo, però ci stiamo attivando anche con le regioni e gli stati confinanti, l'Austria, la Svizzera e la Francia, per avere un protocollo identico. Qui siamo a Cortina d'Ampezzo, ci troviamo a 50 km dalla prima stazione austriaca e non vorremmo che ci fosse un'emigrazione di sciatori verso l'Austria, che comunque comporterebbe dei problemi di assembramento in quella zona. Dovesse essere rinviata l'apertura a dopo dicembre, quindi dopo Natale, quali sarebbero le conseguenze sulla tua attività e sui tuoi dipendenti anche? Beh, il problema è certamente la perdita di fatturato di un terzo, perché fino alla Epifania si realizza un terzo del fatturato annuo, e soprattutto per i dipendenti che sono all'80% stagionali, che non avrebbero lavoro fino a quella data, ammesso che sia quella. Credo che sia difficile sopravvivere, è un peso importante, è come al mare chiudere le spiagge, Se uno non può andare in spiaggia al mare non ci va, quindi è un po', sarebbe veramente una cosa molto molto pesante.